Ragazzi, bentornati a Beethoven's canale, io sono Magnus, oggi siamo qui su Fable Anniversary. Naturalmente, come al solito, vi invito a questo momento su un bel commento, un bel mi piace, visto che è stata annunciata la notizia che il nuovo Fable è in programmazione. Non lo chiamiamo 4 perché non si chiamerà Fable 4. Non ho mai giocato né al primo né al secondo, ho giocato direttamente al terzo e ho scoperto che c'è una versione rimasterizzata del primo Fable, in questione Fable Anniversary. Ho letto anche che ha ricevuto anche parecchie recensioni, anche abbastanza negative, quindi vediamo, dai. Questi con indica che. Ok, Fable Anniversary. Perfetto. Sono già entrato, per cui le impostazioni dovrei averle già cambiate. Ho messo anche i sottotitoli. Sciupa Fame. Allora, facciamo nuova partita. Ok. Scegli difficoltà. Gallina, eroe. Gallina, eroe. Allora, gallina, un eroe in addestramento. Gioca Fable Anniversary nella sua versione originale. La vera prova per dimostrare un vero eroe. Non ci sono più le fiale della risurrezione, ma non solo. I nemici sono ben più forti e le pozioni magiche scarseggiano. Eroe, le tue energie si esauriscono in fretta. Vabbè, facciamo eroe, eh. Speriamo poi di non dovermene pentire. Posarsi, vabbè, ok. Nel profondo della foresta di Albion si trovava il villaggio di Oakvale, immutato nel tempo e non corrotto dalla spada. Qui viveva un ragazzo con la sua famiglia. Un ragazzo con un grande sogno: diventare un eroe. Si immaginava come un nobile cavaliere oppure come un potente mago. Altre volte sognava di diventare un guerriero malvagio. Ma fra tutti questi sogni di grandezza, non poteva avere idea di quale glorioso destino lo attendesse. Forza, sveglia! Sono spaventato. Sognavi, vero? Sempre con la testa fra le nuvole, proprio come tua madre. Allora, andrai a cercare tua sorella? È fuori che gioca vicino al cancello per i campi dei tumuli. Non le hai ancora dato il suo regalo di compleanno? Non dirmi che te ne sei dimenticato. Beh, figliolo, stavolta dovrai cavartela da solo. Facciamo così. Ti darò una moneta d'oro per ogni buona azione che farai a Oakvale. Dovrebbe bastare per comprarle un regalo. Adesso muoviti e tieniti lontano dai guai. Papà ci vuole bene, eh? Parla con le persone contrassegnate sulla mappa da un punto verde. Hanno qualcosa di interessante da dirti. E quando ti avvicinerai a loro, si illumineranno di verde. Premi A per parlare con la persona evidenziata. Vabbè, ok. Mamma mia. Ho perso Rosy. Non ricordo dove l'ho lasciata. Non riesco a trovarla. Oggi dovevo cambiarle il vestitino. Ti prego, aiutami. È un'adorabile bambola di peluche con una toppa sulla schiena. Ok, hai fatto un po' impressione. Che sta gallina si mette davanti ai piedi? Vabbè, allora direi di proseguire da questa parte. Allora, questa vuole trovare il peluche. Dove troviamo il peluche? Allora, così. Fammi capire. Ok, chi è? Sei proprio un bricconcello. Cosa? Ero solo. Io non ho nemmeno mai visto questa donna. Chi è? Ascolta, figliolo. Tieni la bocca chiusa, capito? Mia moglie è a casa con i bambini e io dovrei essere al lavoro. Un uomo dovrebbe fare quello che gli piace, non pensi? Ti dico una cosa. Se mantieni questo piccolo segreto, ti darò un pezzo d'oro. Vuoi farti commettere una cattivazione? Bada, i pettegolezzi girano in fretta. Ok, sì. Bravo ragazzo. Tieni, prendi quest'oro. Il mio consiglio è di non diventare mai schiavo di una donna. Pensa solo a te stesso. Dimentica tutti gli altri. Hai compiuto la tua prima cattivazione.
Ok, va bene. Quindi non siamo definiti. Solo che però ho capito. No, non ce l'ho ancora. Il tuo... Allora, questa vuole trovare. Vuole trovando. Va, vuole il peluche. Ti prego, trovala. Sì, ho capito. Se la trovo volentieri, guarda. Però non capisco come si fa a saltare. Non si salta, si colpisce soltanto. Allora, vediamo un po' di capire verso chi dobbiamo andare. Perché? Ciao, sì, ho capito. Mia sorella non ho capito dove cavolo sta. Parlo con lui, vai. Salve ragazzo, sono un mercante e mi piace andare in giro per il mondo a comprare e vendere oggetti, specie a gente raffinata come te. Una ragazzina mi ha detto che hai una sorella e che è il suo compleanno. E pare che tu non le abbia ancora preso un regalo. Come fa a saperlo? Ho proprio qui una bella scatola di dolci. Sicuramente tua sorella li gradirà. Ti costeranno solo 3 pezzi d'oro. No, li tengo. Vuoi prendere i dolci in cambio di 3 pezzi d'oro? Mi spiace, figliolo, ma sembra che tu non abbia abbastanza soldi. Infatti. Per solo 3 pezzi d'oro tua sorella avrà ciò che desidera. Ricorda che tuo padre ti darà del denaro se sentirà dei buoni commenti su di te. Vabbè, per adesso c'ho un pezzo d'oro, c'ho. Allora, quella poi ci sarà. Tua madre sarà molto dispiaciuta quando saprà cosa ha intenzione di fare. Chi è questa donna? Dov'è quello sfaccendato di mio marito? Oh! Con qualche donna, senza dubbio. Porto avanti la sua casa, cresco i suoi figli. E cosa ricevo in cambio? Niente. Se lo vedi in giro, me lo dici, vero? Vuoi informare la donna del tradimento del marito? Ma sì! Sai dov'è? Bene, vado e lo faccio diventare cibo per polverini. Grazie per avermelo detto, ragazzo. E non ci dai niente? Hai compiuto una buona azione, ricorda di parlare con tuo padre per ottenere la ricompensa. Ah, è papà che ci dà la ricompensa, sì. Vai, vai, pestalo! Qui trovi la merce più varia. Aspetta, aspetta, voglio vedere la signora che cosa fa. Dopo, assistiamo alla rissa. Aspetta, signora, aspetta. Porca miseria, quanto è veloce. Vediamo che... lei se n'è andata. Pezzettini. Non insultare oltre la mia intelligenza. Mia madre aveva ragione su di te. Non stavamo facendo niente, lo giuro. Beh, se credi che me ne starò qui a cucinare, pulire per te mentre... Ma non lo meni nemmeno. ...dirti con la tua squadrina, ti sbagli di grosso. Non stavamo facendo niente. Vabbè, dai, pensavo che tipo lo menassi. Una di quelle prostitute. Allora, fammi capire. Papà sta qua dentro, penso. Anche se dobbiamo ancora trovare nostra sorella. Per cui facciamo così. Questo è papà, sì. Sono un uomo di parola, quindi eccoti l'oro per le tue buone azioni. Ma se credi che chiuda un occhio sul tuo misfatto, ti sbagli di grosso. Quale misfatto? Ascolta, cerca di stare alla larga dai guai. Fallo per me. Allora, hai abbastanza denaro per comprare un regalo a Teresa? No, papà, perché ho 2 monete d'oro, me ne serve un'altra. Tu c'hai uno spilorcio, magari ce ne potevi regalare pure una. Ma, niente da fare. Così faccio la capriola, sì. Allora, vediamo di trovare magari qualcun altro che ci può fare una buona azione. Tipo lei. Vediamo se troviamo sto cavolo di peluche. Non trovo ancora il peluche, lo sapete. Evidentemente la signorina... Merce di scambio. Ho capito. Ehi, c'è quel piccolo... Molto bene. Ti ho preso, piccola canaglia. Che ho fatto? Ho sentito dire che non ti sei comportato molto bene. Complice in un illecito tra un uomo e una donna. Questo tipo di comportamento è inaccettabile. Se solo avessi più anni, verresti arrestato e finiresti in prigione. Mio giovane amico, vale davvero la pena di comportarsi così? Per ora farò finta di niente, ma pensa a ciò che ti ho detto. Ma che abbiamo fatto, scusami? Non ho fatto niente, che vuoi? Devo trovare assolutamente... Dopo averti aiutato nei tuoi lavori, ti ruberà le mele. Ma dove cavolo l'hai perso, sto cavolo di coso? Allora... La lampeggia... Ah, ma vedi una cosa, quello con la lampeggia forse riesco ad andare prima... Di qua, aspettate. Perché forse ho capito... Ma di qua non si può andare, no.
Questa è una guardia. Di là mi allontano però, penso, quindi non mi conviene andarmene di qua. Allora, vediamo di capire se riesco. No. Secondo me l'ha perso completamente. Allora, di qua. Vediamo se è qua. Opa. Chi è questo? Oh, grazie al cielo! Potresti farmi un favore? Devo espletare una funzione fisiologica. Resta qui a dare un'occhiata alla merce, bravo ragazzo. Devi fare la cacca. Rimani in mezzo a queste due pile e non muoverti. Quando tornerò, metterò una buona parola per te. D'accordo, non ci vorrà molto. Ok. Mio cugino ha detto che i barili di quel magazzino contengono alcuni oggetti interessanti. Presto, mentre è via, apri i suoi barili e guarda cosa c'è dentro. A meno che tu abbia troppa paura o che tu sia una ragazzetta senza coraggio. Forza, andiamo a divertirci un po'. Ah, ho capito. Pensi di rimanertene lì come uno stoccafisso? Stai calmo. Ma essere buoni è così noioso. Prego per colpirli? Ok, sì. Hai compiuto una cattiva azione, lo so. C'è sta niente dentro? Non c'è niente dentro, hai visto? Non è... Niente, non c'è niente dentro. Ma ora che succede se arriva quello? Io resto qua. Diciamo che è stato lui? Ma vediamo. Ma questo sembra tipo un ring. Oh. Ora si comincia a ragionare. Ma che sta facendo? Ma finisce il tempo, penso che arriva, no? Vediamo un po'. Sgamera, eccolo qua, eccolo qua. Si è pulito anche le mani, soprattutto. Eccellente! Grazie, ragazzo, mi hai fatto un gran favore. Riferirò a tuo padre che sei stato davvero un bravo guardiano. Ok, abbiamo compiuto quindi una buona azione. Direi a questo punto di correre subito da papà, così ci dà un altro dindino. Io, ti dico la verità, ho cercato di trovarlo, sto peluche, ma... C'è quel piccolo animale, lo inseguo. Ma non l'ho trovato, Sì, sì, arrivo, mi faccio un attimo dare i soldi da papà. Attenzione, signor, attenzione, permesso. E poi... andiamo a comprare il regalo a nostra sorella. Arrivo, Brom. Sono un uomo di parola, quindi... Eccoti l'oro per le tue buone azioni. Ma merci. Se credi che chiuda un occhio sul tuo misfatto, ti sbagli di... Ascolta, cerca di... Sì. Allora, hai... Cosa? Di nuovo tu? Che ho fatto? Ho sentito delle tue malefatte pressoché regolari. Ci diamo una calmata? Distruzione di beni personali altrui. Oh, ma stai a guardare sempre a me? Complice in un illecito tra un uomo e una donna. Ti rendi conto in che guaio saresti se non fossi così piccolo? Adesso vattene e cerca di non metterti più nei guai. Come fa a sapere tutte queste cose questo? Papà, non è vero, io non ho fatto niente. Mamma mia, sempre appresso a noi. Vabbè, allora a questo punto lo possiamo comprare il regalo, eh? Eccoci. Ci sono, eh? Sei fortunato. Non ho ancora venduto i dolci. Per solo 3 pezzi d'oro saranno tuoi. Sì. Ecco, ragazzo. Fagli gli auguri di buon compleanno a tua sorella anche da parte mia. Che schifo. Ok, informazione. Chi può resistere a questi dolci? Ok, quindi il regalo ce l'abbiamo. E adesso andiamo da nostra sorella. E qua? Sì. Buonasera. Non ho fatto niente. Porca miseria. Non pensavo che gli dessi veramente un calcio. Pardon, pardon. Non capivo. Ok, vabbè. Allora, qua. No. E lei? Penso di sì. Sei Teresa? Ciao, fratellino. Ciao, Teresa. Spero che tu non ti sia dimenticato che giorno è oggi. Mamma come mia, l'anno scorso. Sei pesante. Mi dispiace di averti svegliato la notte scorsa. Ho avuto un altro di quegli incubi. Mi trovavo in un campo e all'improvviso è successo qualcosa. Ma non riesco a ricordare cosa.
ma non preoccuparti. Sto ancora aspettando il mio regalo. Non te lo darei. Sapevo che mi avresti portato dei cioccolatini, proprio come nel mio sogno. Avanti, andiamo a casa. Mamma sarà di ritorno a momenti per la mia festa. Ok. Che è sta cosa? Un buon metro per trovare oggetti utili a cercare delle casse. Fai attenzione con i furti o le casse. Aia. Ok, quindi torniamo a casa. Aspettate, c'è qualcosa che non va. Che c'è che non va? Banditi! Ops. Sta succedendo veramente. Sono qui. Devi nasconderti. Ma veramente non ti vedono là dietro? Ma sembrava un po' strano che non ci... Il male era giunto a Oakvale. Banditi con torce e spade si aggiravano pronti a uccidere e bruciare. Fiamme rosso sangue illuminarono la notte. Gli abitanti del villaggio imploravano pietà. Ben presto i cadaveri riempirono le strade. I razziatori raggiunsero l'ultima casa, dimora di un ragazzino e della sua famiglia. Oh, per loro avevano compiuto quel massacro. Il padre si batté per difendere la propria famiglia, ma non era un guerriero e cadde ferito a morte. I banditi misero a soqquadro la casa senza trovare il ragazzino. Nonostante le torture e le minacce, la madre e la sorella mantennero il segreto e vennero rapite. Dai boschi circostanti, il ragazzino vide la sua famiglia distrutta e tutta la sua vita ridotta in fumo. Era solo. Quindi siamo rimasti soli. Papà non è che ci voleva tanto bene, però. È tutto in fiamme praticamente, sì. Vado di qua? No. No, qua non puoi passare. Questo è morto? Sì. Vediamo un po'. Tutti i cadaveri. Hanno ridotto tutto a fuoco e fiamme. Però non avevo fatto questa strada qua prima, eh. Attenzione che questo è un ponte di legno. Non sono neanche armato. Dobbiamo andarcene. Non è sicuro. Sono tutti morti. Tu non vuoi raggiungermi, vero? Eh no. Allora, dammi una mano. Wow. Dov'è che andiamo? Lookout point. Pensavo proprio che avessi un po' più di fegato. Andiamo. Ragazzo, risparmiati. Non devi combattere contro di me. Forse non te ne sei accorto, ma ti ho appena salvato la vita. Beh. Non c'è più niente per te a Oakvale. E se non te ne vai subito, farai una brutta fine. Vieni con me. Vieni con me se vuoi vivere. Mi chiamo Dedalo.
Sono il capo della Gilda degli Eroi. Ne avrai sentito parlare? Non troverai posto più sicuro in tutta Albion, né una dimora migliore. Se cerchi vendetta, ti servirà l'addestramento che solo noi possiamo offrirti. Eccoci. Ti presenterò al maestro della Gilda. Sarà la tua guida d'ora in avanti. Ok. Albion mi sono ricordato, perché giocando al terzo pure c'era Albion. Ho un nuovo studente per te. Mettilo nel dormitorio di sopra con la ragazza. Non c'è davanti a Pacco. Un eroe, ma Dedalo non è uno sciocco. Almeno credo. Bene, seguimi. Lo seguo, vero? Ah, ok. Dividerai questa stanza con Sussurro, uno dei nostri allievi più promettenti. Al momento sta giocando nel bosco, ma la incontrerai domattina. Ah, madonna. Adesso però faresti meglio a riposare. Domani inizia l'addestramento. Inizia l'addestramento. C'ho delle mani enormi. È ora di svegliarsi. Devi essere il mio nuovo compagno di camera. Ti facevo più alto. Io ti facevo più piccolo. Il mio nome è Sussurro. E sono qui già da un mese. Finora ero in camera da sola. Ma non importa. Sai che parli nel sonno? Devi aver fatto un incubo spaventoso. È comune nella prima settimana. Qualcuno non resiste proprio. Nemmeno tu se non ti dai una mossa. Sei incoraggiante. Il maestro della Gilda ci aspetta nella sala della mappa. Non vorrai far tardi il primo giorno? Seguimi. Mamma mia, sono tutti simpatici qua. Il maestro della Gilda si sarà stancato di aspettarti. Forse è nel campo di addestramento dall'altra parte del fiume. Andiamo. Ok, andiamo. Dall'altra parte del fiume? Sì. Oh, devo uscire prima forse, aspetta. Ma non sai qual è l'indicazione? Dovrei uscire di qua? No, non si esce. La porta d'ingresso della Gilda. Pensa come ti sentirai quando sarai pronto ad andartene. Ah, ok. Scusami, non avevo capito. Pensavo che fosse intendessimo un'altra cosa. Provo di qua, allora, l'altra parte ha detto, quindi magari... Questa è la mensa? Sì. Qua si mangia. Vabbè, là magari è per il vino. Buonasera. Sì. Ok. Buonasera. Forse penso aver fatto anche la strada più lunga, eh. Penso che stia... Sì. Ah, ecco, il campo d'addestramento, sì. Oh, maestro della Gilda. Maestro della Gilda. Ti sei schiodato... Molto bene, ragazzo. È ora di valutare il tuo talento. Sali sul ring. Ring, che parola. Mostrami con quanta forza riesci a colpire quel manichino. Continua finché non ti dirò di smettere. Non ho neanche iniziato. Allora, premi se ti lasciami il fantoccio. Usa per ruotare attorno al bersaglio. Premi per attaccare. Va bene, ok. Ah, anche i calci, dai. Non stai colpendo con molta forza, niente vero? Di meno. Ecco, prova con questo. Oh, grazie. Equipaggia. Per impugnare il bastone, quindi attacca il fantoccio. Premi... Ok. Guarda qua, guarda, guardalo, guardalo. Ah, ora va meglio. Quando sconfiggi un nemico come questo manichino, a terra rimane una sfera d'esperienza. Ogni sfera contiene tutta la conoscenza acquisita nel combattimento. Devi raccogliere queste sfere, o non farai progressi tra un combattimento e l'altro. Ora raccoglila. Raccogli le sfere d'esperienza semplicemente passandoci sopra, oppure premi per rilasciare, senza rilasciare per trascinarle verso di te. Ok. Ben fatto, ragazzo. Domani noi...
Allarme alla Gilda. Sembra che ci sia qualcosa che si aggira nel bosco. Questa è l'occasione per testare il tuo spirito. Ma che sta facendo quella dietro? Ti aspetterò all'entrata della foresta della Gilda mentre ti occupi del problema. Quando avrai finito, parleremo del tuo addestramento. Ok, inizio missione, ricompensa 20, 30, uccidi gli scarafaggi che infestano la foresta. Hai appena cominciato una nuova missione aggiungendo una carta missione al tuo inventario. Puoi visualizzare in qualsiasi momento i tuoi attuali obiettivi premendo il pulsante ok. Utilizzando indicatori sulla mappa come guida durante la missione, gli indicatori di uscita della regione indicano la strada da seguire per raggiungere l'obiettivo successivo. Vabbè. Usa per navigare all'interno no, in pulsante A per selezionare per tornare lì. Vabbè, ok, sì. Vabbè, sì. Allora, diario, perfetto. Test in mischia, uccidi scarafaggi, sì, perfetto. Quindi, addestramento l'abbiamo fatto, sì. No, l'obiettivo attuale è questo, distruggere gli scarafaggi. Maestro della Gilda, l'uomo potente. Sì. Non ho capito se stanno qua oppure no. No, sono di qua, penso, gli scarafaggi. Oh, che è qua? Che è sta roba? Che è sta roba qua? Non riesco a prenderla. Non riesco a prenderla, mannaggia. Vabbè, fa niente, non so come si prende. Andiamo di qua, foresta della Gilda, sì. C'era una cosa a terra, io penso che si possa recuperare, eh. E attenzione perché qua sono gli scarafaggi. Se voglio li devo ammazzare. Porca miseria, sono enormi. Ok. Ma che? Sono radioattivi? Spero di no, eh. Occhio, occhio. Beccato? Sì. Oh, ricompensa 20-40, perfetto. Test in mischia. Raccogliamo tutto, sì, più 5. Perfetto, penso che adesso ritorniamo un'altra volta da lui e gli diciamo che abbiamo sconfitto gli scarafaggi. Ma penso di sì. Siamo saliti quelli di livello, ma non credo però, eh. Se no ci sarebbe uscito qualche cosa. Vabbè, vediamo, dai. Ottimo. Quegli scarafaggi sono davvero insopportabili. Chi lo dice? Ecco, credo che ti sia guadagnato qualche spicciolo. Ha sempre soldi ci danno. Se ti interessano monete extra, sono certo che i servi gradirebbero un po' d'aiuto. Potete entrare in tarda serata. Quando siete pronti per dormire, cercatemi. Vuoi smettere di comportarti come un bambino e iniziare l'allenamento d'apprendista? Sì. E basta, dai. La vita del ragazzo ora era la Gilda. Il ricordo delle fiamme di Oakvale dilaniava ancora la sua mente, ma ben presto l'addestramento divenne il suo unico pensiero ed egli diventò sempre più forte ed agile col passare degli anni. Passava i giorni facendo esercizi estenuanti, la notte sui libri, in biblioteca. Divenne quindi un apprendista della Gilda, proprio come predetto da Delano. C'hai la ragione. Cominciava il vero addestramento. Giù dal letto, pigrone. Dovevamo incontrarci con il maestro della Gilda sull'altra sponda del fiume. Ci aspettava un'ora fa. Meglio affrettarsi. Diamoci una mossa. Percorrere, tieni premuto A mentre ti muovi. Ok. Oh, quanto siamo cresciuti. Porca miseria, ero più basso di te di parecchio. Adesso sono quasi alto quanto te. Tu non sei cambiata, noi no. Ci abbiamo sempre lo stesso bastone? No, forse un po' più grande. Vabbè ragazzi, io questa parte la terminerei qui. Non so sinceramente se conoscete il gioco. Io ve l'ho detto, al primo non ho mai giocato. Ho giocato soltanto al terzo. Scrivetemi sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Bye!